Accuratezza e precisione di risultati grazie al supporto di una squadra di professionisti e all'ausilio di tecnologie all'avanguardia, ma con un'arma in più, la capacità di mettere a suo agio il paziente, spesso vittima di ansie e paure sul proprio stato di salute, e di accompagnarlo verso il percorso di esami più adeguato. È l'identikit del laboratorio Esplora di Andria, che da oltre 20 anni svolge attività di analisi cliniche indirizzate anche al settore agroalimentare, sotto la direzione della dottoressa Giuliana Campanile, biologa e specialista in patologia clinica. Il laboratorio ormai opera sul territorio da più di 20 anni, quindi è accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale e quindi svolge, diciamo, esami per quanto riguarda l'ambito della chimica clinica, della microbiologia, virologia, ematologia. E poi, diciamo, parallelamente a questo, ha anche sviluppato un'altra area di servizi con l'accreditamento con l'ente Accredia per quanto riguarda esami agroalimentari, quindi microbiologia alimentare ed esami chimici, insomma, sulle acque. Il laboratorio Esplora di Andria offre test specifici modulati sulle esigenze standard della clientela, accompagnati da una consulenza nutrizionale. Quello di base, denominato benessere, consente di avere un quadro generale del proprio stato di salute e di eseguire una corretta prevenzione delle patologie più diffuse. Lo scopo chiaramente è quello di mettere tutti nella condizione di venire a fare gli esami per controllarsi, per prevenire, perché di fondo poi la medicina è questo. E quindi degli esami, un check-up di base accessibile anche dal punto di vista economico e con una velocità, insomma, di refertazione rapida, nel senso che non hanno bisogno di avere tempi di attesa. E questo è un check-up di base che dà un monitoraggio abbastanza completo, non specifico, completo di quello che è la situazione, dello stato del benessere di ognuno di noi. Indirizzato agli amanti dell'attività fisica o a chi vorrebbe iniziare a combattere uno stile di vita troppo sedentario, è invece il check-up sportivo. Può valutare anche un controllo ormonale, il suo potenziale biologico ossidativo, può capire anche da un punto di vista genetico, nel caso in cui lo volesse, qual è l'attività sportiva più calzante, ecco, per il suo assetto fisico. Più oneroso dal punto di vista economico, ma lo si effettua una sola volta nella vita, è invece il test genetico, utile ad approfondire le relazioni esistenti tra DNA, nutrizione, metabolismo e performance fisica. Conoscere, ecco, il proprio DNA e conoscere le attitudini e le potenzialità di ognuno di noi. Quindi effettuare questo test, che può essere un test genetico per chi ha problemi di celiachia, per chi ha l'intolleranza al lattosio, un test genetico per chi vuole approfondire la conoscenza sulla propria pelle e quindi diciamo capire quali possono essere e perché possono verificarsi poi segni precoci di invecchiamento. Ci sono poi i test indirizzati a chi presenta una sintomatologia specifica collegata a problemi gastrointestinali. I sintomi di solito più ricorrenti sono il gonfiore, la stitichezza, la necessità, insomma, di capire perché non ci si sente a posto, non ci si sente bene col proprio fisico, e quindi in questo caso andiamo a proporre degli esami che test sulla disbiosi intestinale, cioè test specifici per dare una risposta al problema del paziente. E in molti casi, insomma, vediamo che le signore sono contente di capire perché questo gonfiore addominale c'è pur mangiando poco. Controllare il proprio stato di salute e sottoporsi ad analisi cliniche non è mai piacevole. Il laboratorio Esplora di Andria crede fortemente nell'umanizzazione del rapporto con il cliente, che in questo modo si sente ascoltato e supportato. Se meriti la fiducia delle persone, vuol dire che in qualche modo ispiri questo sentimento. Ecco, mi fa piacere che a volte, molto spesso, me lo dicano onestamente.